Ciao ragazze, ciao a tutti e ciao a tutte. Nuovo video cucina, questa volta su questa pentola perché voglio far cucinarmi delle fettine che mi sono avanzate. Video breve, però vabbè, vediamo un po' se mi riesci di tagliare questo senza farmi male. Ok. Allora, tanto a prendere delle fettine di pollo. Impanate, ovviamente, non vedete a me ma vedete il cibo, non importa. Poi vedrete anche l'impiattamento e l'assaggio. Un attimo solo, aspettate un secondo. Vabbè, niente. Scusate se mi sono assentata, ma devo capire bene come far vedere il video. Questo e vediamo un po'. Tanto qua ho le mie belle fettine impanate, vedete? Sì, lo so, sono, come si dice, sono coperchiate, ma ora le scoperchiamo bene. Ok, aspettate un secondo. Ecco qua, vedete? Ce ne ben tre. Vedete, ce ne ben tre. Eccoci qua, tre, sono tre. Si vedono, sì, sono tre. Adesso qua alzo perché se no veramente non si sente niente. Cioè, metto la ventola, se no fa troppo frastuono. Intanto prendo un piatto. Grazie.
so come devo tirare tutti i fuori una alla volta, però non potevo tirare uno alla volta, però ho deciso di fare tutto. Oggi mi sono proprio da fuoco, già vediamo cosa succede, vediamo, non lo so, vorrei anche fare delle patatine a vino, vediamo, cosa le faccio della friggitrice qua. Vi sposto andiamo di là, ok, eccomi qua. Allora, sale, come potete vedere, e metto una spruzzatina di sale, una spolveratina di sale anche qua. Oddio mio, aiuto. Ok, e poi del, come si chiama, limone spruzzato. Ora prendo un coltello, aspettate, e assaggiamo a vedere come sono venute. Non lo so. Buona, molto bello, dai, alla fine molto bello, buona, sono piaciuta tanto. Mamma mia, che razza è buona! Ragazzi e ragazze, buonissimo! Thank you.
Vado a uscire un po' d'acqua. C'è dell'acqua, c'è la squadra qua. Ecco qua, l'acqua. Ho sette. Ecco qua, ragazze. L'acqua Sant'Angelo, vedete? Non è pubblicità, ovviamente, non mi paga nessuno. Non se ne può creare nemmeno, però vabbè. È buono! Buonissimo! Molto buono! Occasione per cucinare insieme a voi, ragazze. Buonissimo. E ragazze. Buono, vero? Fettina impanata di pollo. Fettina di pollo impanata, buona. Buonissima! Vedete? Buonissima! Se mi spide più la testa di fare le patate fritte, ne farò altre patate fritte, cosa mai. Perché ne ho una gran voglia di patate fritte. Quello lì mi sento di rodarci, non voleva la pena andare fuori. Dicevo, quella pettina di pollo non ne valeva la pena lasciarla fuori. L'ho rimessa in frigo, tanto è di mia nonna. Yeah.
cucine da a tutti noi. Diciamo con mio marito abbiamo fatto un mito di vacche da latte, animali e produciamo latte. Volete? Un bel caffè, perché mi sa che per quanto riguarda le patate non le fingo, pazienza, metterò in friggitrice se vuoi, se no nulla, vabbè, comunque ora un bel caffettino e va bene così. Non è sporco, è della colazione questo fazzoletto, vedete, della colazione. Sì, lo so, un fazzoletto, ma stavo facendo colazione stamattina, quindi non l'ho ancora gettato, pazienza. Vabbè. Comunque, niente, adesso faccio un caffè e vi faccio vedere che faccio il caffè. Questo lo metto lì, nel lavello, nel lavello. E niente. Mi faccio un caffè adesso. Un bel caffè. Allora, caffè. Messo anche l'acqua nella caffettiera, io la classica moka metto, come vedete, vedete? La classica moka. Già. Allora, questa è la testa della moka, come potete ben vedere, sì, è della Vialetti, vedete? Vialetti. Se sentite sottofondo il rumore di televisione, perché sto ascoltando Mela Verde, ragazze, Mela Verde. Oh santo Dio, stavo facendo la cadere per terra questo caffè, questo caffè. Ho sempre preso la solita pasticciona, vabbè. C'è una lirina che suona. Ok. Ora lo richiudo. Vedete, lo sto richiudendo. Ok. Chiuso. Ed è messo a fare. Intanto prendo un'altra tazzina da caffè e così vi ho fatto un bel mukbang terminato. Un bel mukbang terminato, questo è di un mukbang che vi ho fatto. Comunque questo non mi stava bene, stava cadendo tutto, ok? Abbiamo fatto, ok? Intanto qua questo lo zucchero, sì. Sì, lo so, vi aspettavate molto bene un patatino, ma io mi accontento anche del poco, anche perché sono un po' pigra, volete un po' vedere voi? Sono pigra, lo so.
Non ci posso fare niente. Dolci qua, non ce ne... Anzi, ce ne sarebbero alcuni, ma nel mio stomaco ovviamente si lo so grasso. È scontato, ma non ho resistito, quindi ce l'ho nello stomaco. Quindi... E questi sarebbero lì. Allora, un dolce sardo, diciamo i dolci col miele, che non so. In sardo si dice cucciolette e mele. Qui io li dico su YouTube il dolce col miele. Una specie di dolce fatto a cuore, con tutto fatto rinchiuso così a cuore, sigillato a cuore, così, sì, si vede? Yeah. Con sì, con il miele dentro. E nulla, ragazzi, questo è quanto. Ora mi prendo un caffè in vostra compagnia e poi ci salutiamo, ovviamente. Caffèuccio, buono, buono. Lo so che non potete sentir dire caffèuccio, però è la verità. È un bel caffè. E me lo merito un bel caffè, vero? Che me lo merito un caffè, certo. Stavo anche buttandolo, però vabbè. Bene, aspettate che mi tiro un po' più su. Ok, così mi vedete anche in faccia. Va bene? Aspettate un secondo che abbasso un po' questa televisione. Mi avete telecomando abbassato la tele perché non era a caso di rompermi il video la TV. E niente, ragazzi, vi è piaciuto questo mukbang sotto forma di inversione cuoca? Spero di sì. Forse ce ne saranno altri, speriamo almeno che ce ne siano altri dove mi cucino qualcos'altro. Buono, buono il caffè, molto buono. E niente, ragazzi, questo era tutto. Se questo video vi è piaciuto, perché no, non l'ho anticipato all'inizio, ma siate conseguenti, like, commento e iscrizione. Ciao.